e agli auditi che insomma devono organizzarsi in base alle date che proporremo. Quindi già oggi dobbiamo dare una data certa, così perlomeno ai soggetti che oggi abbiamo richiesto come auditi, insomma, un secondo sforzo. Me ne scuso di questo perché poi sicuramente è una commissione estremamente difficoltosa oggi, è la prima volta che succede, però perlomeno anche in forma di rispetto verso la gente che oggi ha preso ferie, ci sia una data precisa. Grazie. Allora, prima di raccogliere tutte le vostre mozioni, obiezioni e quant'altro, e quindi fare una sintesi, vedo che chiede la parola l'ingegner Prandi per una Sì, mi precisazione. sono sbagliato, chiaramente era nei confronti di Giordano. E purtroppo i dati, cioè noi come Direzione Ambiente su questo progetto non c'entriamo proprio nulla, quindi non abbiamo i dati né previsti né previsionali, in quanto il progetto è gestito da altre direzioni, per cui noi non abbiamo un ruolo non abbiamo avuto un ruolo nella definizione del progetto, né nella verifica del progetto, né nell'attuazione del progetto, per cui il numero. Cioè la discrasia o il presunto errore, diciamo, nella comunicazione sul numero dei cremati, cioè non è un dato che abbiamo come direzione perché non abbiamo proprio alcun tipo di competenza né nella definizione di quanto fatto finora né nella parte futura. Quindi sarebbe la direzione che ha proposto, diciamo, il progetto, che ha valutato il progetto, nel senso che ha chiaramente questi dati a disposizione. Grazie. Scusatemi, sono Mozione sempre lì. d'ordine del consigliere Giordano, poi chiudiamo, poi facciamo sintesi. Io faccio parlare tutti. Faccio sintesi. Visto che non ho ancora parlato, faccio sintesi, ma velocissimamente al dottor Prandi. Siccome la direzione ambiente è il soggetto con cui interlochiamo, perché rappresenta l'amministrazione pubblica e rappresenta in qualche modo anche un percorso di responsabilità, quale il sindaco ha, sulla salute pubblica, sarebbe interessante che fosse parte attiva. Questo lo chiedo ufficialmente, perché ci sentiremo di interloquire con un soggetto in modo continuativo ed efficiente. Quindi io chiedo ufficialmente che insomma, la Direzione Ambiente alla prossima commissione sia un ruolo attivo nel percorso, non un ruolo passivo, perché se no, se il sindaco è responsabile della salute pubblica, la direzione ambiente non è parte attiva in questo percorso, vorrei sapere qual è il soggetto con cui dobbiamo interloquire oggi. Grazie. Scusi Presidente Costa, ma anch'io sono completamente d'accordo che ci sia e sia anche nelle prossime commissioni la Direzione Ambiente, perché il Sindaco Bucci chiaramente è a salvaguardia della salute dei suoi cittadini genovesi. Ma altrettanto mi sento anche un pochettino preso in giro quando io ho chiesto, come fa chiunque, qualsiasi altro collega consigliere, che vengano, vuol dire, presenti a queste audizioni tutte le direzioni competenti nella scelta chiaramente di un impianto di questo tipo, ecco, di una opera assolutamente stravolgente per un territorio così importante della città di Genova, e io non so chi doveva farlo, ma certamente credo debba farlo la segreteria dell'assessore o chi per esso, invitare tutte le direzioni che hanno giudicato questo impianto, comunque questo progetto. Se ci sarà un'urbanistica, se ci sarà un ambiente, se ci sarà qualche altra cosa, credo che dovesse essere presente. Non è certamente nostra colpa che non lo siano, ecco, presenti. Sì, grazie consigliere. Allora, alla luce delle osservazioni, direi che non ci sono altre prenotazioni, alla luce delle osservazioni che sono emerse, terremo conto anche di quest'ultimo suggerimento nella formulazione appunto poi dell'elenco dei soggetti auditi, in modo tale che la prossima commissione possa in qualche modo concludere il percorso in maniera completa. E quindi propongo, sulla base appunto delle osservazioni delle mozioni d'ordine dei consiglieri Crivello, Mascia, Giordano e Villa, di riaggiornare con data, diciamo, al 25 di ottobre, quindi lunedì prossimo, la commissione, anche e soprattutto alla luce dei numerosi disguidi tecnici che questa mattina si sono verificati. La commissione sovrana, se non vi sono obiezioni, direi di Presidente, sono riaggiornarla al Terrida, lunedì solo 25. una questione. Prego. Sì, io sono, per carità, va benissimo aggiornare. Chiederei, nel momento in cui si convocano le commissioni, non l'ha convocata lei questa, quindi di mettersi d'accordo con gli assessori competenti o il suo delegato perché possa partecipare alla commissione, perché adesso a me risulta che oggi è stata convocata una giunta e quindi l'assessore Nicolò è andato in giunta, però Scusate, credo che.
sono uscito adesso. Io chiedo scusa a tutti, Il non punto so che cosa sia fare. questo, nel senso che venga riconvocata va bene, ma ovviamente con la partecipazione di un membro della Giunta. Grazie. Allora, vedo ricollegato l'assessore Nicolò. A questo punto, se vuole quantomeno concludere la sua relazione, poi procederemo con le audizioni in sede di riaggiornamento della seduta. Prego, assessore, visto che si era interrotta a metà. Chiedo Mi veramente scusi, scusa. Presidente. Prego, Mi non si può scusi, scusare. assessore, mi scusi, presidente, mi intervengo perché probabilmente ci sono dei soggetti che si sono scollegati o perlomeno non sono neanche più interessati a proseguire la commissione. Quindi a questo punto direi che l'azione migliore che possiamo fare oggi è quella di posticipare alla prossima. Prepariamo Sì, riunione. Uno può consigliere Giordano, parlare. ero di quell'avviso, ne avevamo già discusso. Volevo solo che l'assessore avesse la possibilità di terminare il discorso lasciato a metà, Certo. fondamentalmente, perché si era Ok, la interrotto il ringrazio. collegamento a metà del discorso. Poi riaggiorneremo lunedì 25. Ecco, scusate, abbiate pazienza, veramente chiedo scusa a tutti. Non è mia abitudine interrompere improvvisamente così, ma diciamo, le priorità sono, in quel momento erano altre. Comunque, io ho interrotto nel momento in cui stavo dicendo che questa amministrazione sta mettendo in, diciamo, sta attivando tutte le procedure, ha attivato tutte quelle procedure per la programmazione della progettazione, della costruzione di un crematorio a Staglieno, come voi sapete, c'è stato ed è in corso tutto un iter burocratico, amministrativo, di controllo, di valutazione da parte di tutti gli uffici che compongono la conferenza dei servizi per tutta la parte di sicurezza sotto ogni punto di vista. La conferenza dei servizi si è conclusa, poi magari nel dettaglio scenderà l'architetto Cardona con i suoi uffici per diciamo, entrare un po' più nel merito di tutte le valutazioni che la conferenza dei servizi ha fatto a seguito del progetto che riguarda appunto il crematorio. Noi come amministrazione continuiamo a essere del parere che la sede che abbiamo individuato è la sede più adatta, migliore che potessimo trovare diciamo, in tutta la disponibilità dei numerosi cimiteri di Genova. E quindi ecco, questa è la nostra posizione, è la posizione dell'amministrazione. Dopodiché, chiaramente, rimango sempre a disposizione nel sentire tutti gli auditi, tutte le persone che vorranno intervenire e quindi io al momento mi fermerei qui. Sì, grazie Assessore. Allora, a questo punto, alla luce dei vari disguidi che si sono verificati, si ritiene opportuno riaggiornare la Commissione a lunedì 25. Se non altro, ho voluto far completare a lei l'intervento in modo tale che vi sia, come dire, almeno questa mattina, in maniera così un po' disorganica, si sia però riusciti a fare un'introduzione dell'argomento. Direi che le audizioni, in maniera così ordinata, verranno in qualche modo rinviate, gli interventi degli auditi rinviati alla prossima seduta, che, come ha già manifestato il collega Rossi, sarà lunedì 25. Quindi, se non vi sono ulteriori interventi, dichiaro chiusa la seduta con la prospettiva di riaggiornamento lunedì 25 ottobre. Grazie Grazie a tutti, scusatemi ancora per questa mia introduzione. Presidente. Ci vediamo lì. Comunico che sto chiudendo registrazione diretta. Buongiorno Una buona giornata, buon lavoro a a tutti, a più tutti. tardi.